Ormai mi chiameranno la regina delle sfoglie, visto che poi ne sforno veramente tante, anche se sono con la pasta già pronta. Oggi ho una sfoglia di pasta brisée con broccolo siciliano, cipolla e mozzarella. In padella ho messo solamente un po' di olio extravergine d'oliva e un po' di prezzemolo, quello già tritato. Mettiamo il nostro broccolo siciliano e lasciamo trifolare un po'. Aggiungo un insaporitore piccante, questo è per carni, però io di solito lo uso anche per le verdure. Mettiamo anche un pizzico di sale. Lasciamo trifolare bene. Come avete visto, non ho messo neanche l'aglio perché c'è già il gusto poi della cipolla che ho preferito metterla a crudo. Sfumo leggermente con un po' di vino bianco e voilà, il mio broccolo siciliano è pronto. Lo andiamo a disporre sulla nostra sfoglia, ho scelto una sfoglia rotonda. E ora andiamo ad aggiungere la cipolla. Ho preferito metterla cruda per fare un po' diverso la croccantezza, non solo il sapore, ma la croccantezza appunto delle verdure. Aggiungiamo la mozzarella. Potete variare, se non vi piace la cipolla potete mettere un altro tipo di verdura oppure lasciare semplicemente con il broccolo siciliano e variare la mozzarella magari con un altro tipo di formaggio a pasta filante. E ora inforniamo 180 gradi per 25 minuti circa. E voilà, è pronta la mia sfoglia che non è bruciata, ma l'ho lasciata cuocere un pochino di più. Perché le altre volte sembra quasi cruda, ma invece non lo è. Ho voluto leggermente dorarla e questo è il risultato finale. La sfoglia a me risolve tantissimi problemi, soprattutto a cena, soprattutto quando non so come alternare il pesce con la carne. Quindi in mezzo alla settimana sforno una bella sfoglia. Se ti è piaciuto questo video, non ti rimane che lasciarmi un like. Se non sei ancora iscritto, beh, allora che cosa aspetti a farlo? Iscriviti subito, attiva la campanellina, sfoglia tutte le nostre playlist. In questo modo rimarremo in stretto contatto, noi e voi, nel magico mondo dei bijou di Rick e Mary.